Beh, l'intervento politico è determinante in questo momento per la risoluzione definitiva della crisi. Si è capito che la finanza è una cosa troppo importante per essere lasciata in mano solo ai finanzieri e ai gestori di denaro pubblico o privato che siano. A questo punto si chiede un intervento politico che, per le dimensioni di questa crisi e le caratteristiche di questa crisi, e cioè essere sistemica, legare con lacci delle volte mortali e con nodi mortali tutti i paesi, dicevo, per le caratteristiche e le dimensioni di questa crisi l'intervento politico non potrà essere né quello di un solo paese né quello di una sola area geografica, ma dovrà per forza essere un intervento politico congiunto, e quindi Stati Uniti, Europa in primo luogo, ma anche le altre economie emergenti, per avere una regolamentazione il più possibile unanime in materia finanziaria e sulla separazione tra banche d'affari e banche che raccolgono. Se così non avverrà, è chiaro che l'escamotage sarà quello di portare certe operazioni finanziarie nei paesi non regolamentati o scarsamente regolamentati.